Ripartire dal territorio per uscire dallo stallo, la società come fucina di idee e luogo in cui confrontarsi per costruire una comunità democratica. Alcuni giovani irpini e sanniti hanno organizzato un incontro nell'auditorium comunale di Melito per discutere sul futuro del territorio e sull'importanza della partecipazione alla vita politica. L'idea è coinvolgere attivamente i giovani con le loro idee e la loro energia per un approccio diverso alla cosa pubblica. Ascoltando le loro proposte si può pensare ad un futuro migliore per le aree interne. Per l'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, a cui sono state affidate le conclusioni del dibattito, l'industrializzazione nel suo percorso ha incrociato due avversità. Una degli stupidi che anziché aiutare l'investimento a crescere crearono le condizioni per paralizzarla. E la seconda è la crisi del processo produttivo in Italia. Le aziende chiudono in tutta Italia e meravigliarsi che qua, anche qua possano chiudere. Ora bisogna ripartire dalle nuove generazioni. Perché le vecchie sono logorate. Il terremoto ha prodotto due disastri. Quello fisico, le case, le attività produttive, no? E la seconda ha fatto crescere l'impotenza del pensiero. Se lei mette insieme tutte le cose che la stampa comunica ogni giorno, si fa l'elenco delle difficoltà. Non c'è mai uno che sulla difficoltà ipotizza, perché questa è la lotta che l'umanità affronta. Non ci sono le provvidenze, ci sono le opportunità. E noi abbiamo creato una classe dirigente che usa le opportunità solo per scontrarsi. Non usa le opportunità per impegnarsi. Quali caratteristiche dovrebbe avere un buon politico? Un buon politico dovrebbe eliminare tutte le parole che la politica utilizza in questo momento e inventare parole che suscitino speranza, che fanno riferimento ad un buon problema e trasmettano alla persona che se uno si impegna e tenta normalmente riesce. In che modo i giovani potrebbero riavvicinarsi alla sfera politica? Una domanda un po' complicata. Innanzitutto occorrerebbe recuperare un po' di dignità alla politica. Questo si ottiene attraverso tanti percorsi, direi che forse il primo è quello che chi fa politica dà l'evidenza che fare politica è una modalità, una tra le modalità di impegno civile. Devo dire, la cronaca di questi giorni ci rimanda ancora un'immagine della politica molto volgare, quindi il distacco della pubblica opinione, soprattutto dei ragazzi, ha un suo fondamento. La risposta però non è allontanarsi dalla politica, ma ridare dignità, ridare senso alla politica. Poi dicevo, è una delle modalità, impegnarsi per la propria comunità può essere fatto in vari modi, anche chi non svolge un'attività propriamente istituzionale ma svolge un ruolo di responsabilità nella propria comunità, come insegnante in una scuola media, come direttore di una banca, come imprenditore, svolge un'attività che incide sulla qualità dei rapporti, sulla qualità del modo di vivere. Direi che da questo punto di vista siamo un po' tutti responsabili di una possibilità di riscatto della politica, che è anche una possibilità di riscatto e di recupero di orgoglio, soprattutto di aree del paese come le nostre.